massima tranquillità. Iva, lei dice, mia madre lo considerava un uomo giusto. Sì. Ma gli omicidi non contavano. Non lo so, questo io non so che dirle, nel senso che per mia mamma erano giusti i valori che aveva mio padre, cioè quando l'ha conosciuto, che era un uomo tutto d'un pezzo, con rispetto per determinati valori, per la famiglia, per le tradizioni. Lei si è innamorata sin da bambina, mio padre e mia mamma si aveva 14 anni. Senta, suo padre le diceva, tu sarai il bastone della mia vecchiaia, quindi pensava a lei come al successore e non a Giovanni, che pure è più grande. No, non in quel senso, dottor Vespa. Mio padre lo diceva il bastone della mia vecchiaia nel senso di portare avanti, quando lui sarebbe diventato vecchio, le sue fatiche, il stare accanto, poterlo accudire. E questo effettivamente adesso mi manca un poco. Cioè, nel senso, perché gli dicevo sempre sì, papà, sarò il bastone della tua vecchiaia, ma non nel senso che intende lei, ma nel senso proprio di stargli vicino, poter essere il figlio maschio con cui lui poter avere, non so, essere accompagnato magari. Cioè, il fatto che vostro padre facesse dei delitti non vi interessava? No, questo no, non ci interessava che l'accusavano, perché fino a prova contraria non l'ha... Capito, ma non erano tutte calunnie, suo padre ha avuto, se l'ho contato bene, 18 ergastoli. Sì, ma adesso, cioè quando noi raccontiamo il libro, racconto la mia vita, all'epoca mio padre non aveva ancora, non è andato mai definitivo di un ergastolo. Maria Concetta Rina, ma tutti mi chiamano Mari. Mi sono sposata con Toni Ciavarello, ho tre figli, Giansalvo, Maria Lucia e Gabriele, e vivo a Corleone dal 16 gennaio del 1993, data dell'arresto di mio padre. Non lo so, tipo assurda proprio, perché io non la vivevo questa realtà, quello che sentivo in televisione lo sentivo, però non era qualcosa che mi apparteneva, cioè era come se non parlavano di me, come se parlassero di qualcun altro. Noi tipo che da sempre sapevamo noi chi eravamo, noi non è che da piccoli, cioè i bambini che tu non gli dici, ah, ma tu non lo devi dire chi sei, noi tipo che lo sapevamo da sempre che eravamo noi latitanti, che mio padre era ricercato, che noi dovevamo scappare perché mio padre lo cercavano, perché mio padre era accusato di tutti questi omicidi, però per me era una cosa tipo, non lo so, tipo che era al di fuori da quello che vedevo io, da quello che vivevo io. Sembra strano, te lo dico, perché giustamente mio padre viene descritto come una persona cattiva, come una persona sanguinaria, una persona crudele, quasi un animale. Io, a me non risulta come figlia, giustamente, io di mio padre ne posso parlare solo bene. Quello che sono ora, la persona che sono ora, lo devo anche all'educazione che mi hanno impartito mio padre e mia madre. A me non mi imbarazza, solo che io sinceramente non ne parlo, non perché ho problemi a parlarne, ma perché penso che se dico qualche cosa può venire strumentalizzata, messa in bocca a me, proprio per il semplice fatto che dice, parla di mafia la figlia di Totò Riina, ma veramente non è il caso che lei parli di mafia. No, per me non è un problema, dico, perché io non... a casa mia non l'ho vissuta quella mafia. Il problema è sempre stato trovare un lavoro. La gente è un po' timorosa, chi più chi meno, hanno tutti un po' paura, paura di essere, non lo so, messi sui giornali, paura magari, non lo so, di essere considerati collusi. Mi ero iscritta in una cooperativa, infatti avevo fatto il corso a Palermo, avevo seguito questa cooperativa, e poi a un certo punto mi è stato detto che io dovevo uscire dalla cooperativa, perché se no la cooperativa la chiudevano. Mi hanno penalizzato soltanto perché io mi chiamo Rina e non per altri motivi, cioè perché me l'hanno detto chiaramente. È stato un 3-4 anni fa, e io ho scritto via internet praticamente per fare un corso. Era una ditta che offre servizi finanziari. Sono salita a Milano, insomma è andato tutto bene, a posto, ho legato con tutti, col direttore commerciale, insomma a postissimo. Erano 3 giorni, alla fine praticamente di questi 3 giorni mi hanno fatto la fatidica domanda, visto Rina Corleone, cioè, ma tu sei parente di... Al che mi è sembrato spontaneo, corretto e lecito dire sì, sono la figlia, con naturalezza, perché a me quando me lo chiedono lo dico. Mi ha chiamato il direttore commerciale dicendomi molto chiaramente che lui era offeso, che non gli avevo detto questa cosa all'inizio, potevano avere un'immagine negativa questa cosa sulla loro azienda e loro non piaceva.
talché mi disse chiaramente che io mi devo dimettere da questo corso e se volevo, visto che io gli ero piaciuta come persona, dicevano loro, mi potevo presentare con qualcun altro, diciamo con il nome di quest'altra persona. Grazie, arrivederci, non mi interessa la cosa, è un po' complicato, diciamo che... Certo, se non ci fosse il veto sarebbe tutto più semplice. Purtroppo mio padre è sottoposto a questo regime carcerario così duro, uno dei più duri in tutta Italia oltretutto, perché mio padre ha delle condizioni carcerarie di ristrettezza superiore al 41 bis normale. Non ha contatto con gli altri detenuti, è messo in un'area a parte fatta apposta per lui. Come dice lui, magari è stato un parafulmine per tante situazioni, quindi faceva comodo, perché tanto mio padre, tutti sanno benissimo che lui, la sua difesa sarebbe stata sempre quella, e comunque qualunque cosa avessero chiesto lui non sarebbe andato più di là, oltre e non avrebbe fatto nomi e cognomi di nessuno. A lui hanno chiesto tante volte in maniera esplicita di pentirsi e il suo è stato sempre un no tassativo. È stato detto e non detto che il fatto che lui dicesse no poteva avere anche dei risultati sui suoi familiari. Per me, per la mia famiglia, che ci sia un po' di respiro finalmente, che riusciamo a vivere una vita, non dico normale, ma quasi normale, più che ci